Restiamo in qualche modo in argomento perché a Taranto ieri si è svolto un importante vertice sui trasporti e le infrastrutture. Nel corso di questo incontro organizzato dal Partito Democratico Pugliese hanno partecipato tra gli altri proprio l'assessore ai trasporti Minervini e l'assessore regionale al bilancio Pelillo. Sentiamo Alessandra Cavallaro. Pianificare, programmare ma soprattutto realizzare per il rilancio di un settore ritenuto nevralgico per lo sviluppo socio-economico territoriale. Il PD ha organizzato a Taranto nel salone del CTP una iniziativa pubblica durante la quale si è discusso di infrastrutture e mobilità. Un momento di analisi, approfondimento, elaborazione, porto, retroportualità e il futuro dello scalo grottagliese al centro del dibattito. Nei prossimi mesi partono i lavori al porto e con i lavori che partono al porto, tanti lavori davvero, quanto forse mai negli ultimi 20 anni, e veramente potremo cominciare a ragionare di retroportualità, di logistica. L'altra certezza è che dobbiamo fare uno sforzo grande per rendere l'aeroporto di Grottaglie uno scalo merci vero, di catturare proprio voli commerciali che possano a quel punto integrare le merci che arrivano via mare. Insieme porto e retroporto, il District Park e l'aeroporto di Grottaglie costituiscono la più importante piattaforma logistica sul Mediterraneo. Si tratta con la regione di trovare la finanziabilità per gli investitori per far sfidare questo progetto. Al tavolo dei relatori, insieme al consigliere regionale Donato Pentastulli e all'assessore Guglielmo Minervini, che analizza ciò che manca ancora al territorio di Taranto, in primis una buona programmazione che sia in grado di unire i frammenti, a seguire le risorse disponibili. Infine, io penso che manchi a Taranto, così come a gran parte del Mezzogiorno, la capacità di spingere insieme nella stessa direzione, perché questa programmazione, una volta incrociate le risorse, si attui concretamente in tempi brevi. E c'è bisogno di spingere insieme per vincere insieme quel senso di fatalismo, quello scetticismo che quando si discute di infrastrutture ti fa un po' alzare gli occhi al cielo, perché i tempi sono biblici, perché la vischiosità è infinita.